Bene, rieccoci, stavo dicendo in studio, no, siamo nella splendida struttura della tenuta Montefusco, una realtà davvero ricca che coniuga la qualità del servizio con la valorizzazione di questa struttura, di questa antica masseria del 1700. Il ristorante Sfizi di Teodoto, sale ricevimenti, meetings, convegni, residenza alberghiera, ambienti climatizzati, ampio parcheggio. Questa è la tenuta Montefusco. Poi nel corso della puntata vi faremo vedere proprio la tenuta Montefusco nei punti, nelle sue peculiarità. Sicuramente ne resterete incantati. E allora andiamo di nuovo a ripresentare gli ospiti. Lo abbiamo fatto prima di annunciare la fascia, ma per chi si fosse messo ora in collegamento, abbiamo Gianni Di Pippa, consigliere comunale di Castellaneta, segretario cittadino di Castellaneta, Partito Democratico, Gaetano Nino Castiglia, assessore, consigliere provinciale con delega ai trasporti della provincia di Taranto quota, stavo dicendo in forza a Forza Italia, in quota a Forza Italia, il dottor Stefano Fabiano, che è candidato al Senato per il collegio uninominale con liberi e uguali, e poi il dottor Giuseppe Varlaro, che è candidato al collegio della Camera il 10, quello di Taranto, è candidato appunto con Casa Pound. E allora iniziamo questo primo giro. Intanto dobbiamo dire che queste benedette liste hanno creato davvero fibrillazioni mai viste. E visto che abbiamo due medici, se ne intendono di fibrillazioni. Ma ovunque, ci sono state le polemiche nei 5 Stelle circa le modalità di candidatura, soprattutto all'uninominale, problemi anche per il plurinominale, difficoltà di accesso alla piattaforma Rousseau, un malcontento mai visto. Per la cronaca, io ho invitato il Movimento 5 Stelle, però oggi è martedì, siamo in registrazione, è martedì 30 gennaio, mi è stato detto che ancora i candidati non avevano l'autorizzazione per poter comparire in video, quindi io mi sono dovuto arrendere. Gli altri due rappresentanti portavoce che sono abilitati a comparire in video, Francesco Nevoli e Massimo Battista, avevano degli impegni personali per cui non è stato loro possibile stare qui. E allora dicevo, tante fibrillazioni. Partiamo da Di Pippa, il PD ancora una situazione davvero infuocata, alla Renzi, alla Emiliano. Una candidatura catapultata da Bari, capolista appunto pagano, al collegio plurinominale della Camera di Taranto, uno striscione esposto in federazione, non vogliamo i baresi candidati a Taranto. Nel PD come dire, una singolar tensione, una notte di lunghi coltelli che ha preceduto la stesura definitiva delle liste. Prego di Pippa. Sì, c'è stata tensione perché rispetto ai criteri che erano stati stabiliti, cioè la territorialità e il radicamento nel territorio, purtroppo questi parametri non sono stati rispettati. Sono state imposte candidature, lei citava il capolista nel listino proporzionale, Pagano, Ubaldo che è Pagano, segretario provinciale di Bari. segretario provinciale di Bari, possiamo definirlo senza alcun problema in quota Emiliano. Questo ha creato diversi problemi perché Taranto, i problemi di Taranto e la provincia di Taranto avevano bisogno di una candidatura del territorio, anche perché il collegio è per il 60% tarantino e per il 40% barese. Diciamo che abbiamo subito le scelte verticistiche, soprattutto le scelte baresi. Adesso questa fase critica, Avete fatto come Garibaldi, alla fine obbedisco. adesso per senso di responsabilità,
dobbiamo fare campagna elettorale per il Partito Democratico, sia alla Camera che al Senato, ripeto, faremo campagna elettorale per il Partito Democratico e per i risultati che i governi Renzi e Gentiloni hanno ottenuto. Poi il 5 marzo apriremo la parentesi interna, ecco. Ma adesso pensiamo alle elezioni però politiche. Però, Di Pippa, ora sì, voi per spirito di servizio, per spirito di partito, avete detto questo è il candidato, obbedisco, però sarà un po' imbarazzante, un po' difficile, non metto in dubbio la vostra buona fede, andare in giro, portare Ubaldo Pagano e dire votatelo, dal momento che sulla scelta di Pagano, non come persona ma come criterio di territorialità, non eravate contenti neanche voi. Allora a questo punto uno ha l'idea che qui Emiliano scarica su Taranto le persone che vuole sistemare. Forse è accaduto col vice sindaco, forse è accaduto con l'assessore dei lavori pubblici, la storia potrebbe continuare, ora succede con il capolista nel listino della Camera. Non sarà noi, facile. Noi infatti contestiamo il metodo sia per quanto riguarda per quello che è stato la composizione della giunta tarantina, sia per quanto riguarda la composizione della lista nel listino proporzionale, cioè queste ingerenze baresi devono cessare, ma questo poi spetta a un partito forte e strutturato impedire tutto ciò. Ricordiamo che la segreteria provinciale di Taranto nasce praticamente a novembre, dopo una fase congressuale molto difficile. Quello che deve essere ben chiaro è che i nostri avversari sono il centrodestra e i 5 Stelle e non i nostri compagni di partito. Forse Mancarelli non ha saputo alzare la voce al punto giusto? No, il segretario Mancarelli ha cercato di operare una mediazione, come dovrebbe essere quella la figura del segretario provinciale, mediare per tenere insieme le varie anime del partito. Lui ha cercato di mediare, dall'altra parte invece hanno fatto tutt'altro. Ma ripeto, adesso la campagna elettorale è iniziata, noi faremo campagna elettorale per quanto ci riguarda Donato Pentassuglia e anche Lucio Lonoce per Taranto. Quindi okay. Gaetano Castiglia. Forse aveva ragione Russo nel dire che passando alla Basilicata ci togliamo Bari per sempre, per tutta la vita. A meno che in Basilicata io non ci sia un altro Emiliano. Sono molto convinto di questo. Non ci sia un altro Emiliano che potrebbe essere Pistella. Pistella. Potrebbe. Allora, Castiglia diceva un adagio del mondo classico: se Sparta piange, Atene non ride. E anche in Forza Italia ci sono state delle fibrillazioni, ma ormai io dico che in tutte le coalizioni, siccome qui la posta in gioco è alta, una candidatura al Parlamento, abbiamo visto anche tanti big che addirittura sono stati fatti fuori, quindi figuriamoci, no? Ecco, la situazione del comune, dei candidati in quel di Taranto, in un primo tempo si era sparsa la voce di una, cioè Vitali aveva annunciato un accordo politico con ATSEI, con Giancarlo Cito, lei è intervenuto sulla stampa e ha preso le distanze. Questo accordo di questa linea di Vitali di fatto non ha trovato riscontro nelle alte sfere di Palazzo Grazioli, quindi è stata bocciata questa alleanza con Cito, però i candidati saranno la signora Francavilla, moglie del presidente Tamburrano, nel collegio uninominale del Senato, e poi abbiamo Stefania Fornaro, avvocato, nel collegio 10 uninominale di Taranto, e mi pare una legale, una rappresentante della CISA, se non erro, per quello che mi consta. Ecco, si è detto scelte calate dall'alto, imposte, perché già il segretario provinciale Di Fonso aveva firmato, mi ha detto lui stesso, la candidatura. Il partito riuscirà a essere comunque coeso, cioè la segreteria provinciale e cittadina ufficialmente, la segreteria cittadina con il segretario cittadino Biella aveva portato il nome di Di Fonso, poi le cose sono cambiate, il povero Di Fonso non si è trovato più candidato. Neanche nel listino che gli era stato promesso. Mi spiace per Michele, che oltre ad essere un amico, insomma, ha svolto un lavoro bellissimo negli ultimi 4 anni da segretario provinciale. Purtroppo
geometrie politiche ci riservano sorprese di questo tipo. Naturalmente sapevamo che, avendo questa legge elettorale a disposizione, non avevamo molte scelte da fare. Le logiche verticistiche, appunto, come hai detto tu Gianni, ti impongono spesso scelte calate dall'alto, posti da occupare, poteri da distribuire. La cosa dispiace un po' a tutti, perché in un momento determinante per la provincia di Taranto e per il capoluogo, appunto Taranto, per i problemi legati all'Ilva, per i problemi legati all'ambiente, ad una situazione socio-economica non brillantissima, la presenza dei candidati, tenere conto di una presenza del candidato dal punto di vista proprio territoriale, sarebbe stata veramente necessaria in un momento in cui Taranto è una città della quale si parla moltissimo. Il caso Ilva, che adesso magari verrà per un mese dimenticato un attimo, ma subito dopo il 4 marzo ritornerà. Anche perché poi il nuovo governo dovrà prendere le posizioni, no? Sicuramente è inutile fare dietrologia di ogni tipo. La situazione, cioè quello che è accaduto, non è piaciuto a nessuno. Credo che tutti i partiti più o meno sono stati colpiti da decisioni purtroppo prese da ecco altri. Castiglia, i 5 Stelle, avrei voluto avere qui i 5 Stelle, perché c'è stato un comunicato che è stato anche ripreso sui social da parte di Battista, ma comunque del gruppo 5 Stelle, al Comune, in cui si diceva il presidente Tamburrano non si è potuto candidare lui perché c'era questo rischio della ineleggibilità dovuto alla ipotesi che si sarebbe dovuto candidare 6 mesi prima. È stato detto non si è potuto candidare lui, ha candidato la moglie. Questo è stato rilevato. È chiaro che il primo dato che si rivela è questo, sicuramente agli occhi di tutti appare questa situazione. Dispiace non aver candidato Tamburrano, io credo che sarebbe stato un ottimo candidato per il centrodestra. Adesso che la scelta sia ricaduta sulla moglie, credo che, insomma, ho citato prima le ragioni per la quale non si rimane o si rimane piuttosto sbigottiti da alcune scelte. Ma c'era anche il fatto delle quote rosse. Esatto, delle quote rossa, anche quello ha inciso. Allora, al di là di tutto, è una ottima candidatura la signora Francavilla, io la conosco personalmente e merita di fare il suo percorso politico assolutamente. Oltre ad esserci poi di fatto delle ragioni di partito, perché noi siamo abituati anche ad essere molto coerenti dopo tutto, e c'era la quota rosa da rispettare, ci sono due buonissime candidate, noi faremo la nostra parte. Adesso che si dica che la moglie è la moglie del presidente della provincia, ci sta tutto, succede in tutti i contesti della politica nazionale. Visto boccia, spesso sta candidare e la moglie marito, sta moglie, sinistra, nipoti no? E cugini. Sono state anche importante le amanti. E anche le amanti. Quindi, soprattutto nel partito loro. Bunga Bunga, ricordiamo, famoso. Importante è meritarlo il ruolo che per la quale si è chiamati a svolgere. E Maria credo possa essere... Pensa che comunque la segreteria provinciale e cittadina troveranno comunque un momento di sintesi, cioè diciamo la delusione per Difonso verrà... È chiaro che in questi giorni prevale questo sentimento di delusione, Michele, l'ho detto in primis, a me è dispiaciuto tanto, avrebbe meritato sicuramente molto più spazio, ma così come tanti altri candidati che si erano, insomma, presentati alla segreteria provinciale e che sono tutti onorevoli candidati. Purtroppo i numeri sono questi, bisogna tenere conto di quello che succede a Roma e ad Arcore, ne prendiamo atto. Stefano Fabiano, candidato al Senato, collegio uninominale con l'EU, Liberi e Uguali. Da voi a livello locale, grazie a Dio, non ci sono state sommosse, a quanto pare, forse perché è una realtà più piccola. Viceversa, in altre parti d'Italia ci sono stati scontri, si è parlato, ho un amico a Firenze, di uno scontro abbastanza acceso tra il leader Pippo Civati di Possibile e il leader di Sinistra Italiana Fratoianni. Sarebbe volato un portacenere scagliato da Civati a Fratoianni, insomma la posta in gioco è alta e quindi gli appetiti sono tanti. È una cosa comune a tutti i partiti, quindi non è questione di centrodestra, centrosinistra, è successo un cancan di quelli mai visti, con candidature fino all'ultimo momento, proprio
personaggi che entravano e uscivano dalle liste. Devo dire che è sembrato un mercato delle vacche, questo posso dire, a prescindere dai partiti, dalle coalizioni, un mercato delle vacche, un fenomeno così violento nell'assegnazione dei seggi, che poi crea anche la disaffezione del cittadino rispetto alla politica. Io, vedete, in tante circostanze ho criticato la Prima Repubblica, la DC, il Partito Socialista, però devo dire che forse c'era una scuola di partito, c'era un cursus honorum, c'era una discussione, cioè nessuno nasceva dal nulla, c'era un iter, ora invece arriva la prima scienziata di turno, qualche giornalista che non si è mai occupato di ambiente si scopre ambientalista e viene candidata alla Camera, ma fatemelo dire, andiamo avanti. No, il mio giudizio, come già si stava dicendo prima, nasce innanzitutto da questa legge. Una legge, una delle peggiori. Io faccio politica da tanti anni. Forse peggio, no? Del Porcellum. Sicuramente, sicuramente. Almeno come giudizio mio, poi sai, i giudizi possono essere sempre soggettivi. Però una legge peggiore di questa non si poteva fare. Si è cercato di far capire la necessità innanzitutto di mettere nelle condizioni, nel creare le condizioni delle coalizioni, di fare anche un passaggi riguardanti le possibilità che all'interno della stessa coalizione si potesse scegliere anche la lista. Ma era un messaggio importante per far sì che una legge, uno non può andare a votare e siccome deve votare Stefano Fabiano, nel caso nostro è unica la lista e quindi non ci sono problemi, ma nel momento in cui ci sono più liste all'interno dello stesso punto di riferimento politico, diventa difficile che uno che va a votare il capolista poi dell'uninominale deve votare automaticamente anche gli altri che uno non considera importanti anche col ruolo che possono andare a svolgere. Quindi il primo passaggio riguarda la legge. Poi per quanto riguarda i dibattiti che si verificano durante le ultime ore della campagna prima di presentare le liste, è sempre stato così. Io che, ma ora più che mai, ho assistito tante volte a questo, vi posso dire che la cosa peggiore invece, e parlo a livello nazionale come giudizio mio sempre, è quando all'interno di uno stesso partito viene sacrificato, qui a Taranto si è detto che viene sacrificata una parte del partito, ma a livello nazionale si sacrificano anche delle correnti, perché visto che ci sono le correnti, coloro che in un certo senso la pensano in modo differente. Questo è il fatto negativo della politica, però dal mio punto dire, di vista. Ecco, se io penso, ecco, la situazione del PD, per esempio, ci sono due anime confliggenti, che sono Emiliano. Io sono dell'idea che uno in un partito o ci sta o non ci sta. Se io devo stare nel partito per fare la guerra a Renzi, forse Emiliano avrebbe fatto meglio a venire con voi. Questo lo dico per logica. Il 5 marzo è un punto politico importante. Però dal mio punto di vista queste le grosse difficoltà quando all'interno di un partito manca una capacità di gestione complessiva della macchina partito. Questo è il mio giudizio, ma questo io lo vado dicendo anche quando stavo all'interno del partito, perché nel momento in cui non si capisce che un equilibrio all'interno del partito, affinché quel partito possa funzionare, si deve sempre trovare, la mediazione si deve sempre trovare, perché nel momento in cui si dice mettiamo adesso un manifesto dove diciamo che non vogliamo il Barese, poi dobbiamo andare a fare la campagna elettorale, che immagine diamo della politica? No, ma soprattutto, è un fatto fortemente negativo, ma lasciamo stare che i voti possono anche arrivare. Il problema è che il cittadino dice ma io devo essere portato a spasso dove volete però voi. Però io voglio continuare questo mio breve ragionamento proprio perché è un giudizio che
deve riguardare, io soprattutto il centro-sinistra. Io, come dicevo, vengo da una storia anche del Partito Comunista, quindi ho tutto il mio percorso, condivisibile o meno, però ritengo che il Partito Democratico, che io ho visto nascere, che ho contribuito affinché potesse portare un messaggio chiaro al Paese, l'ho visto sicuramente negli ultimi anni deperire, e il deperimento non riguarda soltanto qualche legge che io non ho condiviso, riguarda proprio l'assetto del partito, e tutto questo si è concluso dal mio punto di vista con le conclusioni della presentazione delle liste. Io mi auguro che invece che da qui possa nascere un nuovo messaggio, perché come si diceva, dopo il 4 maggio c'è sempre il 5 maggio, il 5 marzo, scusa. Dottor Giuseppe Varlaro, Casa Pound, questi problemi voi non ne avete avuto, anche perché siete piccolini. Quindi. Assolutamente. Lei si è proposto sin dall'inizio. Sì, certo. Meno male che all'ultimo momento non è arrivato Antonello Acito. Poteva toglierle il posto. Ma non era neanche impredicato che ci fosse stato da noi. Una parentesi. Casa Pound e Forza Nuova, che sono due forze di estrema destra, ma non potevano unirsi. No, non è così. Perché Casa Pound, parcellizziamo l'atomo, Casa Pound è la destra sociale, è la sinistra della destra. Beh, quindi è molto diversa da quello che è Forza Nuova. Vabbè, che è un tantino incancrenita su dei pensieri particolari, quali voi non avete avuto problemi nella compilazione. Quella è la destra della destra. Vabbè, io non ci ho capito niente, so che è una destra estrema. Infatti io ho tenuto a tenere... a esordire con Casa Pound, perché dopo le mie peregrinazioni io sono andato ai Grillini, sono stato coordinatore per Salvini, sono stato in Fratelli d'Italia, dove poi siamo andati a finire. È un uomo di destra, dove siamo andati su a questo finire. C'è ho poco da dire. La mia casa alla fine l'ho trovato in Casa Pound. Però c'è una cosa, Casa Pound ora, per varie vicende, viene etichettata come estremista, come quella che colpisce gli extracomunitari, anche con vicende giudiziarie pesanti in corso, di aggressioni, di pestaggi. Sì, l'unica è la testata giornalistica data al giornalista, data al giornalista, che non è una cosa da poco, una pessima cosa, ma non era un appartenente a Casa Pound, assolutamente. E poi su quello ne possiamo anche parlare, perché i giornalisti di oggi, non so se lei è d'accordo, visto che io sono una razza a parte che non si è mai piegata, grazie a Dio. Io sto studiando da giornalista, ho finito di fare il medico, adesso sto studiando da giornalista. I giornalisti di oggi sono da assalto. L'Italia è una repubblica fondata su Striscia la Notizia, sulle Iene. Mi consenta, come direbbe il leader, il presidente Berlusconi. Certo. Io sinceramente, consentitemelo, tranne alcune trasmissioni, le Iene, Striscia la Notizia, il resto della classe giornalistica e locale nazionale è molto appiattita. Molto appiattita. Perché, scusatemi la volgarità, con l'azione di lecchinaggio si fa carriera, purtroppo, non solo nel mondo giornalistico, anche forse nel campo medico, visto che lei viene da quel mondo. A parte tutto, quando fanno le interviste, io credo che sotto gli occhi di tutti, cercano di estorcerti proprio delle parole, delle confessioni in diretta, cose ridicole, fanno domande che sono allucinanti, sono ridicole proprio, tutti assiepati dietro un uomo politico che non vale niente, perché noi stiamo parlando di un Parlamento che non ha nessun valore, è esautorato da fare il Parlamento perlomeno da 25 anni. È uno schifo totale, perché la Seconda Repubblica è stata vergognosa. La terza repubblica, che dovrebbe nascere da questa cosa, vede in campo le stesse formazioni politiche. Invece di Bossi, Berlusconi c'è sempre, c'è Salvini, e invece di Fini c'è la Anguri e Meloni. E abbiamo completato quella fetta di sedicente destra, che della destra non ha nulla, neanche dovrei dire una parolaccia, ma vabbè, evitiamo. Però appunto avete capito bene. Allora, ecco.
se l'avesse detto avrebbe messo il bip. Certo, c'è ancora che voi avete detto del PD che ha avuto dissidi rompendosi con Liberi Uguali, che sono a mio avviso giurassici, ormai siamo a livello giurassico, da Riema tutti quegli altri che sono passati, la Boldrini non ne parliamo proprio. Anche perché Fabiano è un giurassico? Credo di sì, appartenendo a quello schieramento sicuramente è giurassico. Qua ci vuole Indiana Jones nel Parlamento, questo è il discorso. Perché io vedo le stesse cose della Seconda Repubblica. Poi volevo fare una chiosa un attimo per Taranto. Ora incominciamo con l'Ilva. Sì. Dopo la pubblicità parlare, dopo la pubblicità. Pubblicità. Rieccoci, seconda parte di Polifemo, stiamo facendo un dibattito con i rappresentanti, candidati e non delle forze politiche presenti alle imminenti consultazioni del 4 marzo. Intanto dobbiamo ringraziare la tenuta Montefusco che ci sta ospitando, si tratta di una delle più suggestive strutture architettoniche dell'area ionico-salentina, è un'antica masseria del 1700 situata a pochi chilometri da Taranto, circondata da querce e olivi secolari, immersa in uno scenario tipicamente mediterraneo. La masseria è espressione di una realtà storica rivisitata con eleganza ed armonia. I diversi ambienti che la caratterizzano sono intrisi di sapori lontani, velati da un'atmosfera vivace e dinamica, una felice integrazione stilistica tra passato e presente. Bene, fatta questa premessa, andiamo subito in medias res e andiamo a parlare della questione delle questioni. L'Ilva, è scontato dirlo. Come vedete, abbiamo saputo che la proposta di sindaco e presidente della regione Emiliano è stata quasi completamente bocciata, rispedita al mittente. Sembrava che un certo accordo, una certa mediazione alla fine potesse trovarsi tra governo ed enti locali, regione e comune dall'altro lato. Nulla, in buona sostanza il governo ha detto se noi dovessimo recepire questa proposta verrebbe stravolto tutto, verrebbe stravolto il piano ambientale, verrebbe stravolto il contratto con ArcelorMittal, potranno esserci degli aggiustamenti, dei correttivi per quanto riguarda, mi pare, il discorso della valutazione del danno sanitario, ma l'impalcatura che voi ci presentate, quello che ci presentate, è inaccettabile. Non è mancata la risposta di Melucci, non so se gliela ha scritta Emiliano. Questa città è stata stuprata negli anni, non consentiremo l'ennesimo stupro. Dichiarazioni rese da Melucci a Radio 24, pazienza per il sistema, per l'investitore, per tutti quelli a cui tenteremo di dare una mano ricollocandoli nel sistema delle bonifiche e quant'altro, ma noi non svenderemo il nostro territorio, il nostro futuro, afferma, a dei soggetti che sono all'interno di una procedura nella quale il governo non si sta comportando da arbitro terzo. Penso che rielaboreremo la nostra istanza cautelare, arricchita adesso negli argomenti, e non credo che mancheremo l'udienza del 6 marzo, 20 di guerra. Di Pippa, a me viene un'idea, ma non è che questa battaglia che sta facendo Emiliano e che Melucci sta sostenendo
non sia una faida interna al PD, guerra per la scalata alla segreteria da parte di Emiliano, sperando che Renzi cada con le prossime elezioni. E poi alla fine tutto questo va a riverberarsi sulla querelle governo da una parte, comune e regione dall'altra. Io preciso che nel contenuto sono d'accordo, perché Taranto è stata fin troppo schiaffeggiata e la produzione industriale, il discorso della strategicità fino a un certo punto. Qui negli ultimi 5 anni, mi pare 5-6 anni, abbiamo avuto qualcosa come 21.000 casi di tumori in più. È l'ora di dire basta, costi quel che costi, però non vorrei che su questa vicenda ci fosse la strumentalizzazione politica. Guarda, con altrettanta schiettezza ho letto anch'io il comunicato del sindaco Melucci e lo trovo inaccettabile e irricevibile. Io spero che i consiglieri di maggioranza al comune di Taranto prendano coscienza e reagiscano, perché fino ad oggi sono stati abbastanza silenti a qualsiasi operazione del sindaco e del governatore Emiliano. È imbarazzante il comunicato del sindaco, perché ho letto le 15 pagine sottoscritte dal ministro Calenda, dal ministro Galletti dell'Ambiente, dal ministro De Vincenti. Un comunicato dove vengono respinte le istanze della regione e del comune, fatto in punta di diritto e nella sostanza respingeva la proposta del comune e della regione. Invece abbiamo avuto una risposta inaccettabile, perché il sindaco dice il governo si è trincerato dietro formalismi. Parliamo di questo, parliamo di aspetti legali, parliamo di un accordo. Abbiamo l'ArcelorMittal che ha vinto un bando, che sta investendo miliardi di euro. Sì, però Di Pippa, noi non possiamo neanche prostrarci e accettare i diktat, il ricatto occupazionale di dire questo è, se non vi va bene teniamoci buono ArcelorMittal, se no se ne va e voi rimanete col sedere per terra. Assolutamente però no. Io una premessa, sapete la mia concezione, le mie battaglie ambientaliste, io sinceramente nel merito concordo con il comunicato di Melucci nel merito, però non vorrei che questa guerra, torno a ripetere, tra Renzi ed Emiliano avesse trovato l'Ilva come grimaldello. Questo no. Se poi uno mi dice, signori, entriamo nel merito, quello che sta facendo il governo non lo condividiamo, perché per esempio il discorso dell'immunità penale è un qualcosa di un monstrum iuris, non esiste in un paese di diritto, come dire, sollevare da una responsabilità penale chi gestisce lo stabilimento. E che torniamo nelle cose, il dogma dell'infallibilità. No, chiaro. Io le voglio dire, secondo me due rappresentanti di questo governo, il ministro De Vincenti e il ministro Calenda, stanno facendo molto di più di quanto abbiano fatto le istituzioni e i rappresentanti di questo territorio in tutti questi anni. Lo voglio dire con chiarezza. Che poi questa del sindaco Melucci e del presidente Emiliano sia una questione politica, le do perfettamente ragione. Perché il presidente Emiliano ancora non ha accettato e digerito il verdetto dell'aprile 2017, quando si è svolto e chiuso il congresso. Può darsi che ora sta tirando i piedi per la campagna elettorale. Ma resterà deluso anche questa volta, perché la comunità del PD, che è fatta di democratici e democratiche, ha già deciso e vuole come segretario Matteo Renzi. Quindi se ne faccia una ragione, altrimenti il partito della restaurazione è stato già creato ed è Liberi Uguali, può andare da quella parte. Però se le cose dovessero andare male, molto male, Renzi potrebbe fare anche un passo indietro. Vedremo, io sono fiducioso, non credo ai sondaggi, credo la squadra migliore sia come ministri che come candidati, quindi ce la giochiamo, okay. La partita è aperta, vedremo il 5 marzo. Castiglia, questa questione Ilva. Ma già che venga, come dire, accomunata alle questioni politiche, di per sé tristissima, la questione IVA è serissima, non può essere mescolata alle questioni
partitiche, di poltrone, di segreterie, eccetera. Credo che sia una questione molto molto più seria, perché parliamo della salute dei nostri cittadini e di un'economia, quella dell'indotto Ilva e di tutta l'Ilva intera, che rappresenta poi l'economia di tutta la provincia. È un argomento delicatissimo. Credo che in linea di principio, dico solo in linea di principio, il ricorso fatto da Melucci non sia nemmeno così brutto, anzi. Il problema è un altro. Attorno alla questione Ilva sono venuti fuori tutti i valori di una politica e di un governo che ha rappresentato questa nazione negli ultimi anni, vale a dire, si vede la mediocrità di chi ha rappresentato la questione Ilva in questi anni, non è stata gestita al meglio, perché noi abbiamo 3 anni fa un proprietario, un privato che si chiama Riva, che ha inquinato, che ha prodotto degli utili e l'azienda gli è stata tolta perché inquinava. Va bene, rientra lo Stato in questa questione, per 3 anni continua ad inquinare, non paga i fornitori, non ha pagato nessuno, ha praticamente annientato lo stabilimento dal punto di vista della produttività, perché è uno stabilimento a pezzi, penso lo sappiamo tutti, e dopo 3 anni ci ritroviamo con uno stabilimento che è praticamente sull'orlo del fallimento, non pagano praticamente le aziende e tutto quello che riguarda i fornitori. Beh, sono stati pagati 250 milioni. E voi dove vivevate voi? Parlano, facciamo completare. Negli ultimi tre anni è successo questo: lo Stato si è sostituito al privato e ha combinato un casino. L'affare dove è stato? Avremmo potuto lasciarlo al privato, almeno produceva degli utili, manteneva lo stabilimento in buone condizioni e continuava ad inquinare. Ma questo è storia che conosciamo tutti. Gestita malissimo la questione in questi ultimi anni e vediamo oggi il nostro territorio martoriato, ecco, e si continua a morire. Io, Castiglia, la cosa che ora, a prescindere dai partiti, dalle coalizioni, mi rende così esterrefatto, resto agghiacciato, è parlare di strategicità e andare poi di fatto a negare la realtà dei fatti, la mortalità, il tasso ho detto, è una questione seria, cioè, è pazzesco, cioè, anche il fatto stesso di dire, io sento le parole di Galletti, io tra secolo, quando sento di dire che l'aria di Taranto è pulita, Galletti ha detto, cioè, io resto, cioè, significa negare l'evidenza. Se uno mi dice stiamo facendo un percorso per cercare di contemperare, io non credo che si possa più contemperare in queste condizioni ambiente e lavoro, però venirmi a dire che l'aria di Taranto, le centraline, c'è tutto a posto, a me viene, non so se da piangere, perché da ridere c'è ben poco. Il particolato, sì, e non la diossina, non è una, un calcolo proprio ridicolo. Che in questo mese, negli ultimi 2 mesi, questa questione venga stritolata perché c'è un problema elettorale da risolvere, è ancora più disgustoso. Fabiano, la vostra posizione, Liberi e Uguali, mi pare, se non ricordo male, sulla statalizzazione? Sì, però io voglio rispondere a alcune cose che vengono dette, per perché questo diventa poi difficile, perché Liberi e Uguali non nasce certamente perché vuole ristaurare non so che cosa, nasce per una sofferenza di chi almeno viveva all'interno del PD e non poteva continuare a metabolizzare e a digerire male tutto quello che si verificava. Quindi nasce da qui. Poi noi ci auguriamo che possiamo rappresentare ben altra la fascia di chi è uscito dal PD. Questa è la mia posizione, almeno per quanto riguarda questo nuovo soggetto politico, che sicuramente potrà dare anche a tanta parte scontenta, soprattutto del centro di sinistra, di come ha governato in questi anni. Quindi non voglio entrare nel merito neanche di tutto ciò che è stato approvato, perché sicuramente quello che è stato approvato anche sono state approvate con chi stava all'interno del PD. Sulla posizione Ilva, io pur molte volte definendo positive le posizioni del Comune di Taranto e della Regione,
Ritengo però, ho sempre ritenuto, che nei momenti in cui si prendono delle decisioni, se non si passano queste decisioni al vaglio delle centrali comunali e regionali, secondo me non hanno nessun significato. Non è sufficiente dal mio punto di vista che il presidente della regione o che il sindaco di Taranto decidono di opporsi ad alcuni decreti senza che il Consiglio Comunale e la Regione abbiano discusso su questo. Questo lo ritengo negativo, perché pur positive quelle situazioni, nel momento in cui non vedono la discussione ampia dal Consiglio regionale e dal Comune, sono dei fatti negativi. Per quanto riguarda la stabilizzazione, era ed è ancora un modo per andare a risolvere i problemi di questa realtà. La realtà di Taranto, come si diceva, che è una delle più inquinate della nostra nazione, parliamo dell'Italia, non voglio manco parlare dell'Europa, ebbene, cosa si sta facendo? Certo, è una risposta. Io non so se potrà essere data attraverso quello che abbiamo detto, quella risposta, però sicuramente quello che sta succedendo in queste, soprattutto anche settimane, una contrapposizione politica. Io non voglio entrare anche qui nel merito all'interno del PD, mettere il coltello nella piaga, però porca miseria, io devo essere chiaro, io ritengo fortemente negativo quello che sta succedendo su questo territorio. Non è possibile che il presidente della regione, il sindaco di Taranto prendono delle posizioni e si contrappone ad un governo, però, un governo Fabiano, che viene sostenuto Fabiano, anche da questo. Sì, ma ecco perché io ho detto, io sono dell'idea che non si possa avere il piede in più scarpe, nel senso che se tu Melucci, se tu Emiliano fai parte del PD, o stai nel PD e segui la linea del PD, oppure te ne esci. Però il fatto che un sindaco e un governatore, a prescindere dal colore politico, però per difesa del territorio contestino delle scelte di governo è anche legittimo. No, ma io non discuto la legittimità del contestare. Io però ritengo che la politica non può soltanto contestare. L'amico mi diceva alcune cose prima, io non voglio intervenire su quello che ha detto, però ritengo che la capacità della politica deve essere anche quella di fare sintesi alla fine, perché nel momento in cui c'è sempre contrapposizione e io dico tutto il contrario di tutto e non sono in grado di proporre, e questo significa governare, perché nel momento in cui non siamo capaci di fare sintesi possiamo fare soltanto confusione e non saremo mai in grado di dare delle risposte, come anche nel nostro territorio. Varlaro, qui si profila una situazione incandescente, perché comunque un fatto è sicuro: il governo evidentemente ha terrore del ricorso al TAR, teme che dal ricorso al TAR potrebbe emergere qualche sorpresa che comporterebbe anche lo stop allo stabilimento. Non si spiegherebbe il ministro Calenda che correndo arriva a Taranto, certo, si presenta alle 8:30 di mattina, non so a che ora, mi pare molto presto, bussa, sono il ministro, sta arrivando il ministro Calenda, voglio parlare col sindaco. Una cosa inaudita. Questo fa capire che evidentemente forse loro si sono resi conto che quel piano ambientale previsto dal DPCM c'ha qualcosa che verrebbe sconfessato dall'autorità giurisdizionale. Certo, però io vorrei dire la mia sull'Ilva e soprattutto vorrei dire che queste cose alla fine si ottengono perché qui dell'Italia non se ne frega niente nessuno, ma già da diversi anni la politica si fa solo per odio personale. L'odio spinge i PD, i comunisti a dividersi in tre fazioni, perché qui ce ne abbiamo solo due, poi c'è l'estrema sinistra anche che si è presentata. Quello è il vostro equivalente. Quelle a dividersi. Cioè, chiedo scusa, è la stessa cosa. Cioè, certo. Nell'ambito del centro-sinistra, della sinistra c'è come la vostra. Vediamo bene l'odio di D'Alema verso Renzi che ha fatto dividere di PD. Problemi di odio. No, non stiamo parlando di odio. Non voglio uccidere
già gente che è già morta, secondo me. Ma il problema è che bisogna qui ricorrere ai ripari, perché qua bisogna aiutare l'Italia. Torniamo all'ILVA, mi interessa l'ILVA. Allora, per noi, secondo anche il mio parere personale, anche di medico, l'ILVA dovrebbe essere chiusa senza se e senza ma, punto. Ora, il discorso le dissi già l'altra volta quando sono venuto nell'ultima sua puntata lì di Polifemo, dove ho partecipato, le dissi che Taranto è un obiettivo sensibile italiano, perciò alla Marina Militare, all'ENI, che è uno più statalismo di questo, io non posso vederlo in un'altra azienda, all'ILVA, poi alla Cementir e tutte le altre cose che hanno distrutto Taranto, perché parliamo di un ambiente ormai distrutto, che prima di rinascere ci vorranno veramente tanti anni. E quindi tutte queste diatribe che ci sono sono il frutto del fatto che Taranto è un obiettivo sensibile e si deve tenere l'ILVA, che poi non è solo l'ILVA, è anche l'ENI. Adesso l'ENI con Tempa Rossa, che avevano detto che non avrebbero lavorato il greggio qui a Taranto, invece adesso lavoreranno anche qui il greggio a Taranto. Ma siccome abbiamo a Taranto Anonymous Emiliano Melucci, che è la prosecuzione di quello che è stato Pupazio I Stefano e le sue marionette, noi siamo conciati in questa maniera e continueremo a essere conciati in questa maniera, perché a Taranto non c'è nessun controllo di nulla, e se lo fanno il controllo lo fanno in maniera furbesca, dicendo che calcolano il PM, posso il particolato fare, e non posso fare una battuta. La politica, sì, però non si può fare soltanto con slogan di questo tipo. Infatti non si può... loro non hanno fatto niente. Ma non è Taranto per 10 anni con Pupazio è stata non mi tocchi tanto, perché io il comunisti poi mi viene tutto un prurito al braccio, mi creda. Allora io le dico è questo, è un po' naif. Non sono politicamente corretto, perché è ora di dire basta. E io ho accettato il discorso di Casa Pound perché voglio dire con loro basta di questa politica, dove anche i grillini si sono assoggettati, perché adesso hanno fatto tutta una classe di... dopo il disastro della piattaforma Rousseau, che era ampiamente secondo me è stato un disastro voluto, vabbè, comunque hanno accettato tutti questi dotti medici e sapienti, ma rimane il problema vero dei grillini: Di Maio, 31 anni, congiuntivi, una persona che non ha mai fatto nulla. Ecco, io avrei voluto, punto, io avrei Presidente voluto, della Repubblica, beh, Presidente del Consiglio. Io avrei voluto avere anche io avrei voluto avere anche la rappresentanza del Movimento 5 Stelle per ovviamente però una ci cosa, sarà occasione, certamente. Certo. Una cosa però mi ha stupito: il fatto che nella scelta dei candidati sarebbero stati esclusi quei candidati che avrebbero usato in passato, certo, la base, un toni abbastanza anche violenti, tra virgolette, toni duri su Facebook, sui social, in televisione e quant'altro. Io sono rimasto stupefatto. Scusate, ma stiamo parlando dello stesso movimento, della stessa persona che faceva il Vaffadei? Il Vaffadei penso che sia una cosa... C'è stata la trasformazione. Un vaffa sappiamo tutti cosa significa, e non mi sembra un linguaggio da orsoline o da educande. Ora sono diventati tutti. È diventato un partito. Tutti chirichetti. Un partito. Vabbè. Andiamo in pubblicità. Thank you.
Bene, rieccoci. Ancora ringraziamo la struttura che ci ospita, la tenuta Montefusco sulla strada per San Giorgio, Taranto-San Giorgio. Luogo ideale per celebrare matrimoni, cene di gala, convegni, incontri di lavoro, eventi culturali e di spettacolo. Tenuta Montefusco mette a disposizione una vasta gamma di servizi qualificati da uno staff organizzativo che lavora all'insegna del buon gusto e della professionalità. La versatilità degli spazi interni ed esterni, inoltre, garantisce un'offerta consona alle aspettative e alle esigenze della clientela. E allora, abbiamo parlato del cancan successo nei partiti, abbiamo parlato dell'ILVA. Quando parliamo di ILVA, quindi di ambiente, di occupazione, Jobs Act e quant'altro, e poi uno si domanda, vedendo i dati, questo è un livello di occupazione e un discorso nazionale ma anche locale, c'è stato sì un incremento occupazionale, una crescita, però di PIP è una crescita apparente, perché si tratta soprattutto di lavori a tempo determinato, di lavoretti, per così dire, che apparentemente hanno fatto crescere il livello occupazionale, ma nella realtà dei fatti si è precarizzato ancor più il lavoro. Questa è una riflessione che è emersa. Cosa dice? Perché poi, se dovesse rivincere la linea Renzi, noi andremo incontro a questo, come c'è allora, poi tutta la questione anche della legge Fornero e quant'altro. Allora, vediamo i dati ufficiali. I dati ufficiali parlano di più 1.126.000 posti di lavoro. Di questo milione il 56% è a tempo indeterminato. Quindi non è vero quello che dice lei, che sono per la maggior parte a tempo Jobs determinato. Act, io pago tot mensilità, siccome il mio datore di lavoro, se non ci sono questioni di discriminazione, se il mio datore di lavoro è milanista e io sono juventino, mi può fare no, fuori. No, assolutamente. Questo guardi, io... Tranne per la causa di discriminazione, che può essere razziale, sessuale, allora, quant'altro. Attenzione, vede, io il mio primo contratto a tempo indeterminato è stato col Jobs Act. Usciti dalla logica dell'articolo 18 e del posto fisso a vita, entriamo in una nuova logica, nella logica della flessibilità, dove se meriti il posto di lavoro te lo tieni per sempre. Allora, questo è il nuovo approccio del Jobs Act, perché, ripeto, la vecchia logica dell'articolo 18, che garantiva non tutti ma semplicemente il 20% della platea dei lavoratori, non mi potete dire che era un sistema equo. Quindi più 1 milione di posti di lavoro, prima era uno slogan, adesso è una certezza. Certamente adesso va fatta la seconda fase del Jobs Act, cioè puntare sulla qualità. Però non dimentichiamo altri provvedimenti che il decreto Mezzogiorno conteneva. Resto al Sud, una misura per stimolare e incentivare l'imprenditorialità giovanile. La banca delle terre incolte, il credito d'imposta che ha mobilitato quasi 4 miliardi di investimenti nel sud, una serie di misure che vanno nella stessa direzione, oppure l'ultima misura contenuta all'interno della legge di bilancio approvata nel dicembre 2017, che prevede per i nuovi assunti per le aziende di non pagare i contributi. Se sei un giovane del sud non li paghi al 100%, altrimenti per il resto lo paghi la metà al 50%. Insomma, sono misure che vanno nella direzione dell'occupazione. Noi abbiamo bisogno di più occupazione e non di assistenzialismo e non di reddito di cittadinanza. Okay. Castiglia, lei è un imprenditore e quindi chi meglio di lei ha il polso della situazione? No, è apparente questa... I dati di Gianni non mi fido, ma non perché li divulga lui. No, non scherziamo. Al di là se sono o meno 1 milione di posti di lavori che ha prodotto ogni provvedimento del governo, non mi fido, perché invece la realtà credo che sia un'altra. Per me questo è un paese profondamente in crisi. Abbiamo un problema di competitività, abbiamo un problema sociale molto serio. I dati del Corriere della Sera di una settimana fa dicevano che in realtà 30 milioni di italiani si sono impoveriti, 30 milioni, cioè la metà del popolo italiano. Dunque, se noi dovessimo guardare veramente, veramente i dati veri,
e basta vedere alcune trasmissioni, ecco, qui siamo presa diretta piuttosto che altre trasmissioni, veramente tocchiamo con mano una realtà che è ben diversa. I fallimenti nella provincia di Taranto sono aumentati del 30%, voglio dire, posti di lavoro ce ne sono pochissimi, l'Ilva sta facendo il resto. Io credo che ci sia un'emergenza sociale davvero seria, non credo alla ripresa di questo paese per i pochissimi provvedimenti. Soprattutto oggi, al sud, il problema è soprattutto il sud. Non solo al sud. Dico soprattutto perché già è una situazione... I 500 licenziamenti della Whirlpool, in quale regione, credo Toscana o Emilia Romagna, va bene, e sono un sintomo chiarissimo. La Whirlpool decide di investire in Slovenia perché qui i costi sono altissimi, dunque sarà un'emorragia, perché tutte le aziende che oggi producono in questo paese hanno l'unico obiettivo di andarsene in altri paesi dove c'è maggiore competitività, dove i costi fissi sono più bassi. Noi purtroppo abbiamo i costi più alti d'Europa e gli stipendi più bassi, perché sai bene che lo stipendio è basso per i dipendenti, ma la retribuzione è alta per l'imprenditore. Abbiamo 816 mini tasse all'anno, lo abbiamo sentito anche oggi, sono dati divulgati, se tu dici che sono dati Istat. Io credo che ci sia un problema serissimo, costiamo troppo in questo paese, se continuiamo così e davvero non mettiamo... non facciamo seri provvedimenti alla crescita, alla riduzione dei costi, questo paese fallirà nel giro di 5-6 anni, secondo il mio punto di vista. Sì. Fabiano, voi che siete quelli di sinistra, no, diciamo duri e puri, sicuramente lo stravolgimento che ha fatto Renzi sull'articolo 18 vi avrà fatto balzare in aria. Sicuramente chi ha la mia stessa cultura politica non ha certamente accettato quello che è stata una scelta di quella parte di governo, dove si è ritornato indietro dal mio punto di vista, perché è facile parlare stando seduti facendo riferimento al merito. Il problema è che poi le problematiche vanno viste sul territorio. Io, a proposito di quelli che sono i dati citati, io la percezione che ho è una percezione fortemente ancora negativa. Sicuramente, mentre buona parte dell'Europa cresce, io vedo che l'Italia arranca. Questa è la percezione che io ho. Secondo la percezione, parlo. Poi può anche darsi che un giorno sarà dimostrato che i dati occupazionali sono eccellenti. E quando io dico la percezione, lo dice il cittadino comune. Io sono un cittadino che vive la nostra realtà. Poi può anche darsi che i dati possono essere fatti in un certo modo, forse però li vedremo non so quando. Però è chiaro che in Europa siamo quelli che arrancano mentre gli altri avanzano. Io però ritengo, ritengo che la capacità di chi si confronta è la cosa migliore. Io non provo certamente allergia se qualcuno la pensa diversamente da me. Vabbè, sono sempre disposto a confrontarmi, sapendo però che io, che vengo da una certa cultura, cerco di custodirla nel miglior dei modi, perché la capacità mia è stata sempre quella di essere coerente in tanti anni. Non ho mai deciso di andare chi mi offre 5 Stelle o che mi offre Casa Pound o che mi offrono gli altri. È stato detto, la capacità di chi di essere politica significa anche coerenza e significa confronto, soprattutto quando la si può pensare in modo differente. Sull'occupazione parlarono. Io credo che esiste attualmente un'urgenza improrogabile che si chiama Meridione d'Italia. Meridione d'Italia è completamente scollato, più passa il tempo e più si scolla da quella che è una realtà del nord, centro-nord parlerei, perché qui parliamo di Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, poi non ne parliamo. Allora, io credo che chi dice che il Jobs Act è stata una cosa che ha aiutato l'Italia, 1 milione di posti di lavoro, credo che sia nettamente in malafede. Perché si può capire bene, e lo si vede in mezzo alla strada, si vede anche nelle industrie del nord, la gente guadagna la metà di quello che guadagnava una volta. Perché certo, perché si vada a vedere i servizi che sono stati illuminanti di Presa Diretta a Monfalcone, sugli operai di Monfalcone, che da 1200 euro guadagnano 600 euro adesso. Andatevi a vedere, avete risolto voi un problema quantitativo, cioè vi posso dare anche del 1 milione di posti di lavoro, ma qualitativamente lo stipendio è sceso a livelli zero. E questo ve ne dovete fare una ragione per dire che abbiamo sbagliato tutto. Va bene? Ora sicuramente lo Stato deve cambiare. Io sono per uno Stato sovrano, per uno Stato che decide autonomamente cosa fare di questa pagliacciata di Europa. Perché questa non è un'Europa. L'Europa doveva nascere prima con i significati, con l'unione vera europea e poi con la moneta. Invece qui si è fatto il discorso contrario. È nata la moneta, ma noi Europa non siamo nulla. Perché l'Europa, per essere Europa, dovrebbe avere un esercito in comune, dovrebbe avere una rete elettrica in comune, una rete idrica in comune, dovrebbe avere stipendi in comune. Invece qui ci stanno ammazzando la Francia e la Germania, e lo sanno tutti. E quindi chi parla diversamente, secondo me, è in malafede. Le ricette quali sono? Le ricette, al di là delle critiche, uscire subito dall'Europa. Vabbè. La prima cosa. Okay. Cioè dal Jobs Act, Europa. Quindi non avete una ricetta, per fortuna che non andrete tanto, mai guarda, al governo. Scusi, quindi devo dire, slogan, tanto Renzi vincerà lo stesso, anche se prenderete pochissimi. Perché c'è il patto di suo signore Nazareno. Ne parleremo che è ancora in vigore. Ne parleremo nel rush finale, subito dopo la pubblicità. Per cui vi chiedo, nell'ultimo segmento di trasmissione, di essere sintetici, perché è un giro d'orizzonte sulle possibili alleanze per governare l'Italia, perché non sappiamo, abbiamo una legge elettorale che non esprime direttamente un premier, quindi non c'è una certezza su chi vince e su chi perde, e questo potrebbe aprire il campo a accordi di tutti i tipi. Anche Di Maio ha aperto la possibilità ad accordi. Pubblicità. Rieccoci, ultima parte di Polifemo, un bel dibattito, e allora riprendiamo Di Pippa, lo dicevo prima della interruzione pubblicitaria, una legge elettorale che non esprime un premier, perché non c'è un candidato premier ufficiale, non sappiamo se le coalizioni riusciranno ad avere una propria sufficienza numerica in Parlamento. Potrebbe aprirsi l'ipotesi di un governissimo, si parla di questo rinato patto del Nazareno, potrebbe esserci, pare che, poi ne parleremo anche con Castiglia, che Berlusconi preferirebbe governare col PD piuttosto che magari avere la maggioranza assoluta e sopportarsi le estrosità, per così dire, di Salvini. Insomma, e i 5 Stelle che dicono potremmo fare alleanze. È prematuro parlarne. Quello che è certo è che il Partito Democratico ha le personalità che possono ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio, da Renzi, che per statuto è sia segretario e anche candidato Premier,
Gentiloni, che è ancora presidente. Non è candidato premier. No, attenzione, no. Lo statuto del Partito Democratico dice che il segretario è anche candidato premier. Al di là di questo, abbiamo personalità come Renzi, come Gentiloni, che ricordiamo, questo è un governo ancora operativo e lo sarà anche nei prossimi mesi, fino a quando non sarà trovata una maggioranza alternativa. È successo in altri paesi, basti pensare che la Germania ancora non ha ufficializzato un accordo con i socialisti e sono mesi da quando sono andati alle elezioni. Noi ci candidiamo per avere la maggioranza. So bene che con questa legge elettorale, se non si arriva al 40%, è difficile avere una maggioranza, però adesso dobbiamo parlare il linguaggio della verità ai cittadini, dire quelli che sono i programmi e quelle che sono le differenze, perché anche stasera è emersa chiaramente, da una parte c'è una forza politica responsabile che ha governato e ha prodotto risultati, dall'altra parte c'è solo la critica, non c'è una sola ricetta, quindi cosa vogliono fare? Abolire tout court il Jobs Act? Abolire, uscire dall'Europa? È quello che emerge stasera. Abolire la buona scuola? Si parla semplicemente di abolire, 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 ma non c'è nessuna proposta. Da parte nostra, ripeto, c'è l'orgoglio di 5 anni di governo. Non abbiamo avuto il tempo stasera di parlare delle tante conquiste in materia di diritti civili che noi rivendichiamo, dalle unioni civili alla legge contro il caporalato e altri provvedimenti come il femminicidio. Ne possiamo parlare anche sulla scuola, perché dobbiamo smetterla, e lo dico da meridionale convinto, tornato dopo 10 anni in giro per il mondo, qui nel mio territorio, dobbiamo smetterla di piangerci addosso. Castiglia, cosa succederà se effettivamente, perché se il centrodestra dovesse avere la maggioranza, il 40%, o comunque riuscire, anche perché poi sappiamo come andrà a finire, no? Se mancano una ventina di seggi, sa quanti transfughi che ci saranno, ma sinceramente sarebbe preferibile governare con Renzi o governare con la coalizione, diciamo, originaria, mettendo in conto gli eccessi e certe follie di Salvini, perché Berlusconi teme Salvini, Vabbè, anche in sede di Unione Europea la figura di Salvini viene vista un po' in modo particolare. Credo, al di là di alcuni proclami piuttosto esagerati, credo che Salvini possa essere in grado di governare insieme agli altri del centrodestra. Lo spettro delle elezioni è quello che possa non vincere nessuno, c'è questa possibilità ed è una cosa che non ci auguriamo, perché chiunque esso sia, non è magari non si pone il problema del PD perché perderà l'elezione, magari vedremo. Che ne vinceremo probabilmente ci preoccupiamo, ma adesso a parte la battuta, lo spettro vero è quello, che non vinca nessuno e si passi ad un governo istituzionale. I casi in Europa non sono poi, anzi sono abbastanza tutto recenti, però abbiamo perso, ma provocato credo, da una legge elettorale che non dà certezza. Se avessimo avuto una legge elettorale, però se vuoi che ti dica il candidato sindaco, che io, è quello, vince quello e quello fa il sindaco, no, vabbè, bello brutto che sia. Ti dico l'Italicum, che è stato anche tanto osteggiato. Perché poi abbiamo lottato per i collegi, ma abbiamo visto che nessuno si voleva candidare nei secondo collegi. Secondo me il referendum costituzionale è saltato e non ha avuto realizzazione, perché Renzi ha personalizzato troppo il referendum. Su questo siamo d'accordo. Ma i problemi di oggi derivano da quella bocciatura del 4 dicembre, perché oggi avremmo parlato di altro. Allora, vabbè, insomma, dai. Diciamo che questo è un aspetto che avrebbe bisogno di una discussione un po' più ampia. Sicuramente io, tu mi hai fatto la domanda se il centrodestra vorrà governare con il centrosinistra, beh, dico di no, naturalmente. Preferisco ritornare alle urne, ma non governare con un centrosinistra, che non dimentichiamo che da 5 anni fra Monti e Renzi, al di là del lavoro che dice Gianni che ha fatto il governo Renzi prima Monti, ma credo che sia stato veramente un disastro per l'Italia.
Non dimentichiamoci da dove siamo partiti, dal governo Berlusconi e dal disastro. Non ce lo dimentichiamo, noi siamo partiti di là. Punti di vista. Però se io 500 di spread, bene, economia messa malissimo. Lo spread sembra essere il male di No, poi è uno degli indicatori che determina lo stato di salute economica. Io credo che quando si vuol far credere che c'è un virus e poi non c'è in realtà in Italia, si è bravissimi attraverso i media e non solo. Sembra che lo spread in quel periodo era il problema di tutti gli italiani, invece poi sai bene quanti problemi abbiamo in Italia oltre allo spread. Ma in ogni caso io ricordo gli ultimi 5 anni fra Monti e Renzi, beh, non credo di essere contento da italiano. Con Monti c'eravate anche voi, non l'ho dimenticato. Beh, no, in parte. No, c'era Forza Italia, appoggiava il governo Monti. Infatti, ho detto non sono contento di quello che è accaduto in quegli anni. In ogni caso, se la risposta è questa, il governo con il centro-sinistra non lo vorrei. Fabiano, ecco, e nell'eventualità in cui il PD avesse bisogno di un quid per governare, voi potreste dire: abbiamo trovato un accordo sui programmi, cioè sareste una sorta di stampella, di elemento di integrazione, di allora io voglio sempre un riempitivo per raggiungere la maggioranza. No. Io voglio sempre dire la mia a proposito. Perché mi scusi, voi per esempio nel Lazio state correndo con Zingarelli. Allora, è un po' strano, no? Per i fatti miei, a macchia di leopardo è un po' incoerenza, no? Non ritengo strano, però io dico sempre quando parlo in pubblico il mio punto di vista, perché io non posso essere, nel caso specifico, Grasso, non posso essere. Io sono Stefano Fabiano, che ha una visione, visione che molte volte può anche non combaciare con il leader. Io vi dico che se stiamo discutendo di questo è perché c'è una pessima legge elettorale che non permetterà, salvo situazione particolare, ad una coalizione di governare. Quindi quando è stata fatta questa legge, molto probabilmente qualcuno non si è reso conto, anzi ha detto che questa era la migliore legge. Io ritengo invece che ulteriormente peggiore della precedente. Cominciamo a dire questo. Il secondo passaggio che voglio fare invece riguarda quello che potrà accadere. Ebbene, io ritengo che chi sarà incaricato al primo posto deve mettere la legge elettorale. Non si può pensare che la prossima volta si possa andare a votare in questo modo. Così si diceva anche alla fine della legislatura, la legge elettorale. Io ritengo di dire quello che penso, per questo volevo ribadire questo. Per quanto riguarda invece una ipotesi di coalizione, sicuramente Libero Uguale darà l'apporto alla possibilità di governare, e se bisogna governare questo paese, dal mio punto di vista, Liberi Uguali non può esimere da poterlo fare. Io ritengo che ci saranno le condizioni di farlo. Una forza politica non può soltanto sbandierare gli annunci che poi non portano a nessun risultato, deve mettere in pratica e deve dire quello che si è in grado di fare. Fabiano, questo ho sempre pensato. Liberi Uguali sa più di molte volte di accordo elettorale, perché uno pensa nel momento in cui nel PD dovessero cambiare le cose, dovesse venir meno Renzi, chissà, magari quelli che ora se ne sono andati in esilio sull'Aventino di Liberi Uguali potrebbero ritornare alla casa madre. Ma se si programma un paese, si programma le condizioni di fare qualcosa per questo paese, perché non lo si deve fare? Uno non può dire: io, siccome rappresento questa bandiera, non devo lavorare per fare qualcosa per il bene del paese. Questo è il mio punto di vista. E male fa quel partito che è in grado di poter dare il proprio contributo e invece si chiude e dice: io non voglio dare nessun contributo. Questa è la mia visione della politica. Varlaro, voi siete numericamente una forza di minoranza. E andiamo da soli. Raggiungere il 3% sarà un'impresa ardua. Non c'è il rischio che voi facciate testimonianza in eterno? No. Invece, non avreste potuto
all'interno del centrodestra rappresentare l'anima più dura. No, 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 non è possibile. Cioè, si rischiate siamo completamente diversi. Rischiate l'isolamento e fate una battaglia, per carità, certo, rispettabilissima, ma poi può finire per essere una testimonianza e basta. Ma credo che le cose stanno andando proprio nel senso. Lei crede del 3%? Forse anche di più, perché siamo l'unica vera forza di opposizione in questo momento, perché i grillini hanno smesso di fatto, nominando tutti quelli dotti medici e sapienti, rimanendo lui alla guida dei grillini, di fatto sono entrati completamente nel Parlamento, sono entrati nelle poltrone e hanno occupato e occuperanno i banchi, tant'è vero che ho sentito ieri Di Maio, non so se che attacco catatonico, apoplettico gli fosse venuto, ha detto che si potrebbero alleare sia con i comunisti che sia con la Lega. Comunisti o centrosinistra? Rimasto. No, per me sempre comunisti, non sempre comunisti. Ma poi non stanno solo loro giurassici. Ah. Poi ci sono ancora quegli altri che proprio sono stati cancellati dal mondo, che non lo so perché sono. Voi invece siete tutti esistenti. Allora, certo, noi siamo esistenti e abbiamo delle grosse radici. Potere del popolo. Certo. Potere del popolo. Allora, però potrebbero dire pure di voi che siete giurassici, attenzione, perché. No, perché. Dire la fetta giurassica, anzi, della destra. Anzi, la stampa ci ha bollato come fascisti del terzo millennio. E quelli non comunisti siamo del terzo, non è che cambi molto. Non no, il comunismo fiero, è stato surclassato, sorpassato. Va bene, va bene. No, volevo dirle, l'unica cosa che rimarrà è che non è da adesso, la legge elettorale è stata fatta apposta per fare un accordo fra, c'è sottobanco, c'è Renzi con Berlusconi. Berlusconi mollerà Salvini e Meloni e andrà con Renzi. Tutto quel casino fatto, impostato con Verdini. No, quella, Verdini non c'è più. No, per dire, no, nella vecchia legislatura è stato fatto ad arte per questo accordo, okay, che comunque secondo noi c'è ancora di base. Bene. Intanto è il momento dei saluti. Spero che per i due esordienti, diciamo, in questa trasmissione siate rimasti assolutamente soddisfatti. Noi cerchiamo di fare facciamo un dibattito, gli auguri ai due candidati. Ecco, di essere che vinca il PD. Io ci devo mettere il sale, perché altrimenti faremmo una trasmissione scialba, e giustamente i telespettatori da casa hanno un'arma in mano che si chiama telecomando. C'è un'offerta altissima col digitale, ci stanno 900 canali, 1000 canali, hai voglia a cambiare. Noi cerchiamo di fare. Soprattutto io cerco di rappresentare quelle che sono le istanze, le esigenze della gente, dell'uomo della strada, perché noi media abbiamo un contatto diretto e vediamo soprattutto per la realtà di Taranto, perché Taranto purtroppo è salita agli onori delle cronache per fatti, per vicende legate all'Ilva e è grave che Taranto purtroppo, bisogna dirlo, è la città dei veleni e non possiamo nasconderlo. Il problema è uscire da questi veleni. Bene, ringraziamo Gianni Di Pippa, segretario cittadino di Castellaneta del Partito Democratico, nonché consigliere comunale dello stesso comune. Ringraziamo Gaetano Castiglia, consigliere comunale, consigliere provinciale di Forza Italia, con delega ai trasporti, e anche consigliere comunale a Massafra, altrimenti non potrebbe stare in provincia. A proposito poi di queste province che sono rimaste, no, in un ruolo, io sarei favorevole all'elezione diretta, perché ora è un qualcosa che si tira avanti. Una mortificazione. Ringraziamo Stefano Fabiano, candidato con Liberi e Uguali al Senato, collegio uninominale. Erano altri i tempi della provincia, Fabiano, avevano un loro ruolo. E dico, se ci sono le province, questo, hanno dei costi. Questo è un altro danno di Renzi, eh? No, questo è un altro danno. Beh, del devo dire la verità: dicembre, il referendum che è saltato, ed è saltato, è saltata l'abolizione delle province. Il provvedimento di. C'era prima. C'era già prima. È un provvedimento giusto. Ringraziamo il dottor Giuseppe Vallaro, candidato al collegio 10 della Camera con Casa Pound, collegio 10 di Taranto.
Io toglierei addirittura le regioni, io farei scomparire le regioni, sono poi, stata la prima spesa, e quindi chi? Lo Stato sovrano deve riprendere le sue funzioni. Io dico una cosa, no? Ora al di là delle certo. battute, si è cercato di risparmiare, no? Addirittura si è pensato anni fa di eliminare le circoscrizioni, perché come se le circoscrizioni fossero invece quelle la casa. Lo dico perché sono stato consigliere circoscrizionale, perché invece, ho fatto l'unica tesi di laurea in Italia sulle circoscrizioni, sul decentramento certo. infracomunale, ed erano il primo punto di contatto, cioè, l'avamposto, cioè, il cittadino si rivolgeva al consiglio di quartiere. E poi il consiglio di quartiere smistava. Certo, purtroppo sì. si è voluto fare un risparmio che scusi, peraltro minimale. No, cioè Stato sovrano e sindaci. Fui via regioni e province. Poi no. E tra le stranezze che vi posso dare, ne ho scoperta una. Sapete quant'è l'indennità lorda del consigliere o della consigliera di parità della provincia? Voi non ci crederete mai. Indennità lorda mensile, 45 euro. A me viene solo da ridere. Il consigliere provinciale? No, il consigliere di parità. Ah, ho capito. Nel caso l'avvocato Gina Lupo, cioè. 45 euro lordi. Allora, io dico, o si stabilisce che è fatto a titolo di puro volontariato, e uno dice, senti, se lo vuoi fare volontariamente è un conto. Ma ridicolizzare una situazione del genere, a me viene solo da ridere. Beh, ma i consiglieri provinciali non sapete bene che non prendo alcuni emolumento, insomma. Ci pensano bene i consiglieri regionali. Però ecco, è diverso dire a prendersi. Non c'è emolumento ed è un conto. No, non c'è proprio, perché dico, davvero non c'è. È una logica, ma dire ti do 45 euro lordi, certo. mi sembra proprio no. Cioè, una caricatura, un'offesa quasi. Un rimborso spesa che poi neanche il parcheggio. Io faccio il consigliere comunale e la retribuzione a gettone è quella, quindi va bene, e allora ci rivediamo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, visibili tutta la Puglia in parte della Basilicata, ma noi facciamo le cose in grande perché siamo anche su Sky, Viva l'Italia Channel, canale 879. Una realtà questa, e non lo dico per presunzione, che è stata creata dal sottoscritto insieme ai suoi collaboratori, una realtà libera, autoprodotta, autogestita e autofinanziata. Sarà una piccola realtà, ma con la testa, con la schiena dritta, che non ha paura di dire le cose come stanno, costi quel che costi. L'appuntamento a venerdì prossimo. Buonasera, grazie per l'attenzione. Polifemo, informazione libera della città.